Per non averlo invitato ufficialmente, ma ripeto, facevamo un commento adesso poco prima di iniziare, sicuramente ci sarà sfuggito molto. Quindi le prime scuse vanno agli assenti, cioè a coloro che noi non abbiamo invitato, ma che sicuramente quali va il nostro interesse e cercheremo di riguardare nelle prossime sedute, nelle prossime occasioni. Oggi noi come gruppo, diciamo come movimento di Polis, vogliamo manifestare il nostro intendimento sia di carattere civico soprattutto, ma anche di carattere politico, perché il nostro è un movimento civico ma che guarda con interesse alla politica e soprattutto alla politica di questo territorio e quindi assume risultati. Da qui a poco leggeremo un po' la sintesi di quello che è il nostro manifesto, che non è solo un manifesto propagandistico, ma che pone in chiare lettere tre momenti. Il primo è il perché no a questa amministrazione attuale, quindi a questo modello di amministrazione. Seguirà un altro momento di riflessione, che qual è l'amministrazione che vorremmo, e concluderemo con le priorità di quello che è il nostro programma, di quello che noi abbiamo immaginato essere il nostro programma politico, quindi ripeto anche sociale, da intendere come argomenti di ampio respiro, perché proprio attraverso il confronto che noi chiediamo i presenti, ma ripeto anche gli assenti, di intraprendere fin dai prossimi giorni, nelle prossime settimane, per tentare appunto di riempire questo programma con dei contenuti nuovi e soprattutto con dei nuovi sviluppi che non sono i soliti, le solite cose ripetute, ma che effettivamente possono dare a questo territorio, al nostro territorio, a noi stessi, alle nostre famiglie, ai nostri figli, una speranza per il futuro e per un'amministrazione molto più sana e molto più buona. Allora passerei la parola al Nello Torto, che magari legge, se intende leggere questo momento. Grazie. Noi, come diceva Peppe, abbiamo invitato a questa conferenza stampa, d'altronde pure sull'invito, era specificato in particolare i giornalisti. E a Summa abbiamo queste due testate online del Mediano, buonasera, del Mediano e della provincia online, e poi abbiamo invitato la dottoressa Daniela Spadaro del Mattino, e quindi un'altra testata che si chiama Cronache di Napoli, che sta per arrivare la giornalista del Mediano, quindi magari aspettando i pochi minuti che restano mentre non ci raggiunge, ci tratteniamo su alcune riflessioni diciamo di massima, anche riprendendo le cose che ha accennato Peppe. Oltre ai giornalisti poi abbiamo invitato, cercando di fare un po' un monitoraggio, abbiamo invitato tutti i movimenti, i raggruppamenti, i soggetti politici, partiti e non partiti, che così come li abbiamo rilevati negli ultimi mesi che si sono affacciati sulla scena. Probabilmente abbiamo, almeno da quello che ci viene abbiamo quindi invitato, ve li dico così. Questo altro dici chi è presente, sì, chi arriva magari, non quelli che avete invitato. Sì, però è importante questo momento di identificazione, perché è come anche per dire va bene, questa è la scacchiera, questi sono i soggetti. Chi è presente? Sono presenti i rappresentanti, gli amici dei popolari per il buon governo, sono presenti, è presente Vincenzo Nocerino, penso in rappresentanza del Partito Democratico, a titolo personale, comunque lui è un rappresentante del Partito Democratico, c'è il professor Mimmo Parisi in rappresentanza della sinistra per Somma, che è un simbolo che aggrega varie entità, no? Dai comunisti,
Fondazione, SEL, eccetera, si sono dati questo logo comune, questo simbolo comune. Poi ci sono i rappresentanti dell'Aurora che salutiamo e recentemente abbiamo appreso di questa, proprio prima dell'estate, poco prima dell'estate, di questa nuova formazione politica che si è affacciata sulla scena. Ci sta il rappresentante del direttivo dell'UDC Luigi Molaro e quindi il responsabile Granato, Umberto Granato, il responsabile dei socialdemocratici. Io rappresento la confederazione di... Quindi rappresenta una confederazione che si è come qualche mese fa si è strutturata a Somma, che mette insieme Progetto Somma, correggimi se Progetto Somma, la socialdemocrazia, i repubblicani e Nuovo PSI e Parisi, come si chiama? Mezzogiorno e Libertà. Fa parte pure lui della vostra. No. Quindi sono quattro formazioni, diciamo così. No, dicevo, è importante questo aspetto, poi si vedrà anche dopo il perché. Temiamo di aver dimenticato, stavo completando, forse Noi Sud, che è una nuova formazione che è comparsa pure recentemente, che dovrebbe avere due consiglieri in consiglio comunale, e probabilmente abbiamo dimenticato anche un soggetto che però non sappiamo chi sono i riferimenti per bene, che si chiamerebbe Casa, però nei prossimi tempi cercheremo di identificare meglio. Dicevo, è importante questa identificazione perché anche per un riconoscimento reciproco, no? E per uscire da uno dei limiti della politica locale, ma un po' diffusa nelle nostre realtà, quello del personalismo, dove si corre il rischio che delle persone o delle famiglie vogliono rappresentare la politica a prescindere da una struttura, una realtà un pochettino più organizzata, con un direttivo, con un responsabile legale, che si abbia anche la possibilità di fare accordi che abbiano un'affidabilità nel momento in cui si vanno a fare degli accordi, perché spesso nell'interlocuzione tra movimenti, tra soggetti politici, si rischia che si parla con uno e il giorno dopo non c'è più, oppure insomma. Per cui, onde evitare, già che noi riconosciamo esserci questi limiti già nell'attuale configurazione politica locale, già che stiamo immaginando, poi lo vedremo rispetto a quelle che è la nostra proposta, stiamo immaginando una prossima amministrazione ben strutturata, perché le problematiche da affrontare riteniamo che siano tante e profonde, allora vorremmo partire bene con dei soggetti solidi, identificabili, definibili, regolati al loro interno, che facciano degli accordi tra loro chiari e poi anche con i cittadini chiari, di modo che poi quelle cose che si propongono di fare le possano realizzare realmente. Che dici, Daniele? Cominciamo. Allora. Metterei volentieri per la collega Meridolini, solo che sì. Ho aspetto e lo scrivo per domani. Vabbè, d'altronde. Allora, il nostro comunicato stampa. Tanto servirà un rappresentante di altre sigle, fanno presente. Sì. Sì. No, l'avvocato ripeto che fa parte dell'Aurora. Allora, il nostro comunicato stampa, che poi vi lasceremo
a tutti, lo renderemo pubblico, diventerà anche un volantino manifesto, come diceva il nostro coordinatore. È come se fosse su tre capitoli che poi li avevamo messi anche sull'invito. Il primo capitolo è che toccherà a me esporre, diciamo, è intitolato "Perché diciamo no a questa amministrazione". Voi riscontrerete in questo un piccolo commento, cioè avete visto sicuramente, voi siete operatori politici, addetti ai lavori, avete visto negli ultimi giorni, ieri e prima ancora il 18, ci sono stati due diciamo, articoli a firma proprio della nostra Daniela Spadaro, dove, prego, Vincenzo Grillo, accomodati, prego. In rappresentanza dell'UPSI, in qualche modo, diciamo, anche che Fernando Maria. Allora aspettiamo l'altra giornalista, perché poi. Allora, noi sull'invito dico un'altra cosa. Avevamo scritto che abbiamo scritto. Ciao Maria. Prego, Alton, stavamo aspettando, deve rientrare nel vivo della questione. Abbiamo scritto che le domande e la partecipazione al dibattito sarà aperta prioritariamente ai giornalisti presenti. Però nulla toglie che per i giornalisti, avendo rilevato la presenza di tante formazioni politiche che comunque saranno attori di questa partita che si giocherà nei prossimi mesi qua a Somma, in coda all'incontro che durerà una mezz'oretta, non vi ruberemo molto tempo, diciamo, non possiate raccogliere delle dichiarazioni da parte di queste formazioni politiche, se volete e se potete, che non dovete scappare. Allora, sulla questione, quindi, diciamo, sono usciti questi due articoli. Il 18 abbiamo appreso che, ecco, il sindaco uscente all'Occa dice: io mi ricandido alla guida della prossima amministrazione, quindi voglio triplicare la mia diciamo, esperienza. Il giorno dopo è uscito questo articolo dove il commissario locale della PDL, che è proprio il partito del sindaco uscente, dice: no, aspetta, fuga in avanti, questa è una cosa personale, no, quello che dicevamo prima del personalismo della politica, è una persona che ha esternato un'intenzione, ma il partito diciamo, ancora non ha chiarito qual è la propria posizione. Ora, noi già rilevavamo una contraddizione nella dichiarazione del sindaco, perché poi alla fine il sindaco dice: vabbè, io effettivamente qualche cosa l'ho sbagliata, soprattutto nel rapporto con i partiti, mi propongo la prossima volta di dare più importanza ai partiti, di ascoltare di più gli indirizzi dei partiti, eccetera eccetera, però poi si candida senza passare attraverso le segreterie e i direttivi dei partiti. Quindi praticamente notavamo questa contraddizione, ed è un po' il succo di quello che noi mettiamo al centro del motivo per cui diciamo no a questa amministrazione, che, ripeto, non è nulla di personale, è proprio il modello, la concezione, il modo di fare che poi ha prodotto delle deformazioni. Allora, con l'attuale seconda amministrazione all'Occa, costituitasi all'indomani delle elezioni del 2008, abbiamo assistito all'evolversi di alcune degenerazioni causate da un atteggiamento sempre più monocratico da parte del sindaco, il quale, uno, dotandosi di un'assoluta maggioranza in giunta e relegando gli assessori a suoi meri collaboratori, 2, nominando quasi l'intero vertice dirigenziale ed esercitando così il pieno controllo sulle diverse posizioni della macchina organizzativa,
3. Instaurando un rapporto diretto con ciascun consigliere della sua maggioranza e violando le regole elementari del confronto politico, che non può prescindere dall'ascolto della linea indicata dai capigruppo e dai segretari di partito, ha di fatto annullato ogni forma di dibattito, di paragone, di ricerca delle sintesi migliori, quelle più risolutive, maggiormente mediate, che tengano conto delle proposte di tutte le parti, per rappresentare nelle azioni amministrative più largamente gli interessi generali. Invece, nell'attuale gestione, ossessionati dal voler controllare tutto e tutti, dando il via libera solo alle cose che il re riesce direttamente a contrattare, si sono creati degli insormontabili blocchi all'attività amministrativa, che alla fine si è inevitabilmente rivelata inefficiente, inefficace e quindi deludente per la maggioranza dei cittadini. È palpabile, a detta anche di tanti che poverini debbono continuare a sostenerlo, questo modello di amministrazione strutturato su alcuni gruppi familiar politici in diretto collegamento col re è stata a somma la peggiore esperienza amministrativa degli ultimi 20 anni, perché un uomo da solo ha avuto la pretesa di poter bastare, causando pertanto la morte della politica e la morte della democrazia. Allora, ve ne rendete conto che è un giudizio forte, un giudizio politico ovviamente, forte e diciamo impegnativo, che in sé contiene diciamo un'analisi di quelle che secondo noi sono tutti i limiti di questa amministrazione, i motivi per cui diciamo no e i motivi per cui noi non vogliamo fare qualcosa del genere. Nelle nostre intenzioni, cioè, impiegheremo tutti gli sforzi per costruire una prossima amministrazione insieme ai partner che vorranno condividere questo percorso, che abbia delle caratteristiche profondamente diverse rispetto a quelle che abbiamo evidenziato di questa amministrazione. Ora, per la seconda questione che noi poniamo, qual è l'amministrazione quindi che vorremmo, io do la parola al nostro coordinatore, l'avvocato. Ci dovrebbero dire protagonisti, perché la riflessione che facevamo sul primo punto, io personalmente, non sono persona, la ritengo oramai un'esperienza passata. Allora, ritengo quella diciamo di prima un'esperienza oramai conclusa. Bisogna guardare con un cauto ottimismo ma al futuro, su questo futuro appunto costruire qualcosa di nuovo e anche di sé. Allora, qual è l'amministrazione che Polis intende, immagina, si auspica che potrebbe essere qualcosa diciamo di sé? Ecco, siamo consapevoli per la storia di ognuno di noi, per la esperienza più o meno politica ma anche nei vari settori di, diciamo, di nostra attività, che c'è bisogno forse di un miracolo. C'è bisogno di un miracolo, nel senso che un uomo solo non può bastare, ma non può bastare neanche, tra virgolette, più di qualcuno, ma senza avere ben impresso qual è il cammino da intraprendere. Ecco perché, consapevole di questo, Polis non è così, tra virgolette, mi lascerete passare il tempo, stupida da pensare di avere la formula magica. Noi immaginiamo un'amministrazione che si possa costruire con le cosiddette larghe intese, intendendo che larghe intese coinvolgono le esperienze politiche più rappresentative, ma soprattutto dei movimenti che stanno nascendo a somma come in tanti posti d'Italia, proprio perché forse anche fuori dagli schemi della politica con la P o pseudo P, intendono comunque contribuire a un processo di organizzazione, di ammodernamento e quindi anche di futuro. Allora, l'amministrazione che poi si credo vorrebbe è quella innanzitutto fatta con una larga intesa e un programma che possa poi coinvolgere partner non solo della prima ora e non solo politici, ma soprattutto che vengano dalle
dalle rappresentanze, diciamo, dei movimenti che si stanno creando. La soluzione non è una soluzione semplice e proprio per questo pensiamo che sia giusto partire con un leggero anticipo, perché magari immaginiamo che la competizione elettorale che sarà di aprile prossimo è così lontano, invece non è così. Strutturarci, darci delle regole, confrontarci richiede molto tempo. Noi come movimento lo stiamo facendo da oltre un anno, siamo anche soddisfatti del grado, diciamo, di omogeneità che abbiamo raggiunto all'interno, ed è su questo che poi auspichiamo la possibilità di incontrarci con le organizzazioni, con le rappresentanze politiche, proprio per creare, in un momento che non sia già fortemente interessato dalla querela delle campagne elettorali, ma soprattutto avere il tempo necessario per pensare a come poter affrontare la problematica, non solo poi del territorio, perché è tutto un problema, è tutto qualcosa che necessita di avere un esame, diciamo, molto, come dire, acuto, ma nello stesso tempo che deve dare anche un po' di tempo a chi a questa competizione vuole dare il proprio nome. Io sono molto fiducioso da cittadino sommesso e anche ovviamente da componente di questo movimento, diciamo, civico politico, che nei prossimi giorni questi incontri tra i cosiddetti addetti ai lavori, perché poi si finisce per essere, diciamo, chiamati in questo modo, siano sempre più frequenti e soprattutto fermi. Sull'altro punto che poniamo appunto all'attenzione di questo manifesto, Polis indica delle priorità rispetto alle quali ovviamente non siamo disposti a fare marcia indietro, ma siamo disposti comunque a parlare con chi eventualmente le volesse condividere con noi, arricchendole e cercando ovviamente di adeguarla a quella che è poi la nostra realtà. Quindi le priorità del nostro programma e la lista che noi andremo a fare, su questo punto io passo la parola all'altro collega, diciamo componente del coordinamento, che dovrebbe essere il dottore Dario, giusto? Grandi linee, quelle che sono le priorità del nostro programma, come ha detto prima Peppe, la lista che presenteremo. Ci siamo negli ultimi mesi più volte soffermati su alcune problematiche socio-economico emergenti nella nostra comunità, che secondo noi sono prioritarie da affrontare. Uno, le famiglie, che diventano sempre più povere. Due, i giovani senza lavoro e senza futuro. Tre, le piccole imprese in difficoltà e a rischio di chiudere i battenti, ma senza con questo voler distrarre l'attenzione da altre fasce di debolezza e di disagio presenti nella popolazione, tra i più anziani, tra i più bambini e gli adolescenti e le donne. Poi ci sarebbero le grandi questioni legate allo sviluppo del territorio, le scelte sui lavori pubblici, la pianificazione urbanistica e l'impatto ambientale. Ecco, se queste sono le aree tematiche di massima, il nostro programma da sviluppare nel dettaglio con i partner del sistema di alleanze, sopra descritto, il percorso indispensabile per realizzare questi obiettivi è la presentazione di una lista alle prossime elezioni comunali. Ci siamo perciò dotati, a garanzia di quanti vogliono coinvolgersi con noi, di uno statuto con regole certe e di un consiglio direttivo, dove ogni decisione viene presa democraticamente e dove ciascuno dei candidati potrà continuare ad essere protagonista degli indirizzi politici assunti. Queste in effetti sono le linee generali del nostro programma. È normale che non, diciamo così, sottovalutiamo altri aspetti, soprattutto, diciamo così, la rivalutazione del patrimonio artistico-culturale. Abbiamo assomma, diciamo così, un importante, diciamo così, monumento che si sta in effetti sta attirando l'attenzione, diciamo, da tutta Italia se non da tutta Europa. Quindi non tralasciamo altre, diciamo così, linee che poi scriveremo a quattro mani con chi si vuole coinvolgere con noi e quindi, diciamo così, affrontare, diciamo così, questa nuova avventura. Più giovane di tutti noi è parte del nostro direttivo il dottor Armando Raiti, che scusa, fanne un po' di copie, vai da Elia per fare un po' di copie così le distribuiamo. Prenditi questa qui che è meno squalcita, un'altra decina di copie.
Armando Raiti, che tra l'altro proprio su questo tema dei beni culturali lo invito a dire qualcosa, perché lui è il presidente, il responsabile nell'area Vesuviano-Nolana delle ACLI beni culturali. Poi invito anche gli altri membri del comitato di coordinamento, Ciro Tufano che è il nostro tesoriere, Francesco, a intervenire eventualmente per arricchire il documento, che poi, ecco, tornando a quei passaggi di prima, questo documento ci stiamo lavorando da una quindicina di giorni, comunque è passato nel consiglio direttivo ed è stato deliberato nel consiglio direttivo di Polis. Quindi quando noi ci poniamo all'esterno cerchiamo anche di uscire ed è stato un lavoro, perché purtroppo la democrazia c'ha un costo e c'ha dei tempi forse più lunghi, però perché noi siamo amanti della democrazia non possiamo, per sveltire le cose, rinunciare a determinati processi, alla fatica anche di sottometterci a determinati processi. Non crediamo nell'uomo da solo risolutore, crediamo in una squadra, in un gruppo di competenze che può, diciamo, affrontare le problematiche locali. Dunque, andando un po' al di là di quello che è, diciamo, l'operato dell'attuale amministrazione, come ha detto, ecco, Nello prima, noi siamo un po' una squadra, quindi ognuno di noi si occupa di un ramo ben preciso. Da archeologo, da rappresentante delle ACLI beni culturali per l'area vesuviana e da giovane ovviamente mi interesso di quelle che sono un po' le problematiche, ecco, relative al problema del lavoro per i giovani. Che si potrebbero, ecco, in qualche modo risolvere anche rivalorizzando i beni archeologici, i beni che abbiamo in questo comune, che sono tanti. Bisognerebbe però andare a vedere un po' una serie di cose. Prima di tutto bisognerebbe fare una lista di questi beni comuni, cercare di capire effettivamente il comune che cos'ha, e bisogna capire anche a chi è stato assegnato, in base a che cosa un bene comune viene assegnato a un individuo, perché fa parte magari di una famiglia, oppure perché ha dei titoli, se ce li ha quali sono, se ha questo bene, in che modo lo adopera. Queste sono cose che dobbiamo chiederci un po' tutti, perché i beni comunali non è che fanno parte, che sono del comune, sono di tutti noi, sono una ricchezza per tutti noi. E bisogna un po' vedere queste vecchie assegnazioni come sono state fatte, e casomai, se ce ne sarà bisogno, bisognerà fare delle nuove assegnazioni. E bisognerà andare oltre quella che è la politica della famiglia, come dicevo, bisognerà vedere un po' quali sono le capacità delle persone a cui andiamo a dare in mano il nostro patrimonio, la nostra ricchezza. E possiamo quindi utilizzare questo patrimonio per creare lavoro per i giovani, cercando anche di organizzare un po' quello che è il piano urbanistico della nostra città. Penso alla zona della Stazza della Regina, penso alla zona dello scavo della vita archeologica, che purtroppo sono un po' abbandonati a loro stessi. Penso alla questione del Castello d'Alagno, che se ne è tanto parlato in questo periodo, e bisogna un po' cercare di capire qual è la situazione, bisogna cercare di capire perché è stato utilizzato in questo modo fino ad oggi. Tutti sappiamo gli avvenimenti, le feste private, eccetera, e per quale motivo ancora non sia stato inaugurato. Ecco, ci sarebbero tante domande da fare all'attuale assessore alla cultura. Io credo anche che per aiutare un po' il comune, che magari in parte non tutti i suoi funzionari sono al corrente di quello che è il loro patrimonio artistico, in parte non sanno come adoperarlo, ecco, magari le varie associazioni culturali che sono sul territorio potrebbero fare molto per cercare di darle una mano, cercare di unirle un po' tutte, non mettendole una contro l'altra. Io ho visto nel mese di settembre, appunto, diverse manifestazioni, molte fatte anche negli stessi giorni, fatti da vari movimenti, da vari personaggi, quasi come se fosse un po' una gara. In realtà bisognerebbe cambiare questo modo un po' di pensare, cercare di mettersi un po' tutti insieme e magari organizzarsi in modo da creare un grande palcoscenico di attività che possa essere anche un modo per attirare turisti nel nostro territorio. Una delle poche, oddio, poche no, perché comunque ce ne sono, delle qualità che possiamo vantare il nostro movimento sono sicuramente la chiarezza e l'apertura al dialogo e al confronto. Questo noi l'abbiamo sempre detto e continuiamo sempre a dire. E quindi credo che con questo posso anche passare la parola ai giornalisti, se vogliono fare qualche domanda. No, prima delle domande vorrei ricordare una cosa, c'è già stata una lista Polis, no, si sente la mia voce, non penso. C'è già stata una lista Polis alle scorse amministrative, giusto? Perché tu sei consigliere. Sì, nel
2006 Polis ha partecipato. Mi ricordi le alleanze? Nel 2006 Polis ha partecipato alla competizione elettorale e all'epoca partecipava con la Margherita e con IDS. No, c'erano anche i socialdemocratici. Vedo quanti ricordi. Vabbè, 2006, poi considera anche la mia età. Non ricordarmi io invece una volta ero giovane, come si dice? 2006, sono 6 anni fa. C'erano anche i socialdemocratici. 2006. C'erano anche i socialdemocratici e se non mi sbaglio anche i socialisti c'erano. No, io sono due cose, poi faccio quella coalizione. Quando parli di larghe intese, individui un'area politica ben precisa da cui non si prescinde o saranno larghe intese? Saranno con te, poi se voglio rispondere a individuate voi Polis un'area politica ben precisa oppure a prescindere dalle divisioni pensate di poter ragionare con altri partiti? Un'altra cosa, così mi rispondi a tutte e due. Nelle priorità del vostro programma, tra famiglia, giovani, piccole imprese, beni archeologici, io penso che queste cose saranno nei programmi di tutti, perché basterà andare a qualsiasi comizio, a qualsiasi conferenza stampa o convegno che dal PDL e la rifondazione cioè metteranno queste cose ovviamente ai primi posti. Quindi che cos'è che vi contraddistingue? Infatti questa è la domanda per voi. Possiamo diciamo e poi dopo fai tu, visto che sei arrivato con un po' di ritardo farai tu le tue domande. Allora, ovviamente ti dicevo di rivolgere la domanda a tutti, così come abbiamo voluto esserci tutti, perché una delle cose che abbiamo fatto, cioè che noi, ecco, quando diciamo delle cose, prima di tutto queste cose devono valere per noi. Un lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni, anche dal punto di vista della comunicazione, è stato quello di spersonalizzare il nostro movimento, per farlo diventare un reale movimento. Spersonalizzare non significa che non ci siano delle persone, però è come se avessimo voluto enfatizzare la pluralità di persone che vi partecipano piuttosto che il singolo. Quindi su queste tre domande io invito tutti i miei colleghi, ciascuno secondo il suo temperamento, la sua tonalità, eventualmente a rispondere. Io così di getto che cosa ti dico? Allora, d'altronde lo accettavamo prima, io ti ho fatto una domanda, ti ho detto guarda, no, di questi tempi effettivamente certi termini centrodestra, centrosinistra, anche immaginando quello che sta succedendo a Roma, non voteremo pure alle politiche fra pochi mesi, sono delle, è come se fossero delle categorie che un po' liquide, che si stanno scomponendo per ricomporsi. Rispetto alla questione del 2006, come ti dicevo, nella coalizione con DS, perché all'epoca non c'era ancora il PD, con il DS e con la Margherita ci stavano anche i socialdemocratici e i socialisti, che poi nel 2008 i socialisti sono finiti con l'UDC, i socialdemocratici sono finiti con la PDL. Cioè, quindi, quanto hai voti preso poi? Più di 1000 voti. Per cui diciamo poi a livello locale, allora per dirla tutta, a livello locale certe categorie oggettivamente rischiano di perché contano, ecco, le persone, le esperienze, le storie, anche la credibilità di determinate persone e come queste persone si mettono insieme. Per andare alla seconda domanda, che era quella lì del programma, allora, sulla questione del programma, noi anche qui, quando diciamo delle cose, a differenza di quei programmi a cui giustamente tu fai riferimento, che sono dei programmi scritti e sembrano la fotocopia l'uno dell'altro, tutti quanti uguali, perché tutti dicono alla fine tutte le stesse cose che puntualmente non verranno mai fatte, proprio perché poi queste
queste amministrazioni si scombinano, si incasinano, eccetera, perché sono congegnate male, senza i dovuti accorgimenti. Diciamo, noi prima di scrivere delle cose, questo documento l'abbiamo meditato a lungo, ma queste qui sono cose, sono attività, responsabilità, operatività, impegni quotidiani, dove che ciascuno di noi sono cose che già fa, cioè non è che stiamo vendendo un pacco di speranze per dei sogni futuri, delle utopie che non si realizzeranno mai, no, noi partiamo dalla nostra piccola esperienza quotidiana, diciamo guarda, noi queste cose già le facciamo, alcune cose già le facciamo, nei riguardi delle famiglie in disagio, nei riguardi dei giovani, nei riguardi delle piccole imprese. Sì, alcune cose già le facciamo, perché dietro a Polis ci stanno una serie di organizzazioni che operano nel sociale da 15-20 anni, una rete strutturata. Altra cosa è fare l'amministratore. Sicuramente. Quello che fai adesso, noi pensiamo che avendo nelle mani uno strumento più potente che è quello dell'amministrazione, soprattutto nella capacità che c'è un comune, un ente locale, di intercettare fondi comunitari, regionali, eccetera, eccetera. Noi pensiamo che disponendo di una mano, e come dici, guarda, io oggi ho a bancarella rotturrone, una cimocinta scassata, domani avendo una Ferrari, ecco, sicuramente si può fare di più e si può andare più veloce e raggiungere meglio gli obiettivi. Si pensa alla credibilità nella politica, per cui saranno in tanti coloro che magari si astenneranno, proprio perché non credono nelle parole che quotidianamente si sentono, sono sempre le stesse. In questo momento dovete dare credibilità a queste parole. Forse come dicevi tu, magari lo fate già quotidianamente. Non a caso questi punti sono poi, diciamo, la sostanza di attività che, ripeto, noi svolgiamo. Polis è parte integrante di una rete di associazioni che dà risposte concrete, piccolo ovviamente, sia per il microcredito, sia per il banco alimentare, sia per altre attività che ruotano intorno alle famiglie. E su questa esperienza che pensiamo che se appunto venisse mutuata da un comune, da un ambito e fosse questa realmente una priorità, se ci riusciamo noi a dare, tra virgolette, poche risposte, penso che con una macchina giustamente molto più grande, molto più capace, veramente forse si potrebbe fare molto di più. Ecco, questo è... Per diciamo, annoverare la presenza pure di Giulio Neri, segretario del Partito Repubblicano Italiano. Fa parte di quella federazione di cui è rappresentante Granato del PSD. Scusa, no, volevo fare sulla tua domanda una riflessione. Innanzitutto, allora, questa sfiducia, si dice spesso ci sta la sfiducia nei riguardi dei partiti, nei riguardi della politica. Noi abbiamo fatto un volantino, l'ultimo che abbiamo fatto, intitolato La politica non è una cosa sporca, dove invitavamo diciamo, le persone invece ad impegnarsi in politica, i giovani soprattutto, le donne, ad impegnarsi in politica, perché se non ci si impegna poi alla fine in politica, il rischio è che le persone per bene, quelle lì che potrebbero dare un contributo più competente, eccetera, eccetera, rimangono fuori e alla fine vanno ad amministrare sempre gli stessi, avendo terreno fertile, perché non hanno concorrenza, non si ritrovano la concorrenza. Dall'altro lato, questo fenomeno è un po' diverso a livello comunale, secondo noi, perché vedrai che anche mentre il tasso di partecipazione al voto a livello nazionale sarà effettivamente molto basso, nelle realtà locali, proprio perché si mobilitano le persone, cioè noi avremo diciamo, decine, centinaia di candidati, in ogni famiglia ci sarà, cioè avviene una mobilitazione per cui il tasso di partecipazione al voto nei comuni è sempre altissimo, a somma poi è altissimissimo perché è un comune molto politicizzato, noi abbiamo due consiglieri regionali, voglio dire, non è, quindi si arriverà forse al 95% di presenza alle urne dei 25.000 circa elettori che il nostro comune rappresenta.
questo al di là da quelle cose che si sentono, tanto è vero che per esempio il movimento Grillo, come si chiama, 5 Stelle, insomma c'erano stati dei tentativi, però poi alla fine non attecchisce, perché prevalgono, ecco, prevale il radicamento di alcune famiglie, di alcune persone, di alcuni operatori della politica. Ora qui ci stanno la maggior parte, perciò noi diciamo, cerchiamo di fare una cosa larga, forte, ben strutturata, chiara, tenendo a cuore veramente il bene della nostra città e della nostra comunità, perché i problemi sono tanti. Se noi dobbiamo fare un'amministrazione per soddisfare semplicemente le ambizioni di un singolo, sinceramente, perché un singolo si mette alla fascia, ma regaliamo una fascia, è un film già visto. Allora, veramente dobbiamo un po' sfoderare un po' di senso di responsabilità da parte di tutti, di buona volontà, non sarà facile. Però secondo me dobbiamo regalare ai cittadini di Somma, poi c'è la crisi internazionale, eccetera. Noi pensiamo, noi da amministratori di Somma pensiamo al bene della nostra città e dei nostri cittadini, dobbiamo regalare ai cittadini di Somma, abbiamo la responsabilità, e mi rivolgo a tutti gli operatori politici che sono presenti in sala, abbiamo la responsabilità di regalare ai cittadini di Somma, alla comunità di Somma, una bella amministrazione forte che veramente risolva i problemi e dia delle risposte, perché c'è un tasso di bisogno altissimo. Bisogno di politica, c'è un bisogno di politica, perché come accennavamo prima, noi siamo usciti con questo volantino, guarda, la politica non è una cosa sporca, vieni a candidare con Polis, stiamo facendo una lista, cioè abbiamo avuto delle adesioni, stiamo facendo, selezionando i candidati. Selezionando con che criteri? Secondo quelli che sono i nostri criteri. Selezionando mi sembra selezionando nel senso che, voglio dire, stiamo vedendo effettivamente le motivazioni che spingono questa persona, sul curriculum, eccetera eccetera. Sulla questione dei voti, allora ci è capitato una discussione tante volte da fare, una discussione con alcuni ragazzi più giovani, che dice, ma io per esempio colgo l'occasione per presentare Anna Di Palma, che sarà una nostra giovanissima candidata, eccetera eccetera, così come ce ne sono anche altri, giovanissimi, ventenni, parlando di ventenni, che dicono, ma io che voto ho? Allora, su questa cosa dei voti, la cosa bella delle elezioni, no? E al di là della prosopopea o della presunzione o della cosa che uno può dimostrare, ti assicuro che anche il più votato arriva a un certo punto che gli cominciano a tremare i polsi, dici, ma mi voteranno ancora? Perché la bellezza della democrazia e la bellezza dei voti e delle elezioni è che i voti non sono come i soldi che si mettono in banca e si capitalizzano. Se tu quotidianamente non dimostri con la tua vita, con la tua esperienza, con il tuo rapporto con le persone che credono in te, perché poi nelle elezioni comunali, ringraziando Dio, noi abbiamo ancora l'espressione della preferenza, il voto è unico, quindi è un voto pesante, per cui io sì, 5 anni fa ci sono stati alcuni che hanno preso 500, 400, 800 voti, 300 voti, 100 voti, eccetera, eccetera. Però io non lo so, che sono stato candidato 5 anni fa, se riuscirò a raggiungere il numero di voti che ho. Dipende, si deve vedere, dipende da come mi sono comportato in questi 5 anni. Può darsi pure che si avranno delle sorprese, ma per avere delle sorprese dobbiamo invitare tante persone che rimangono sempre ai margini dell'attività politica, a candidarsi, a scendere in campo. Questo è il lavoro che stiamo facendo, questo è il lavoro che vogliamo continuare a fare. Se ci date una mano, anche voi giornalisti, nello smuovere i 15.000 giovani tra i 18
e i 39 anni, perché noi noi giovani dobbiamo arrivare a 39 anni, non a 30 anni, a 35. Cioè, se li smuoviamo un pochettino queste energie, secondo me si può fare qualcosa di positivo e di bello. Però ci dovete dare una mano anche voi. Per esempio, anche una mano su questa cosa del candidato a sindaco. Noi potenzialmente, ognuno delle persone che stanno sedute intorno a questo tavolo, potrebbe egregiamente essere il candidato a sindaco di Polis. Però noi diciamo, guarda, non è il problema del candidato a sindaco, anzi, che venga proposto da un'altra squadra, da un altro gruppo, un candidato valido, ma quello che conta è la squadra, è il gruppo, e le competenze. Per cui su questo stiamo cercando di introdurre una visione diversa, speriamo di riuscirci. Ma anche questo, ho visto troppe campagne elettorali, ma anche questo, all'inizio della campagna elettorale dire noi potremmo essere, però poi insomma, ci rifaremo a quello che dirà la squadra, è quello che si dice, io spero che voi lo facciate. Ci rivedremo. Ci vedremo, ma soprattutto dipende anche da quello che diranno i nostri partner, che oggi noi non sappiamo ancora chi sono. Certo, stiamo intrattenendo dei contatti con alcuni gruppi, siamo più avanti nel chiudere un accordo forte di visione, non di spartizione, di visione, non di spartizione di caselle o di posizione, ma di visione. Cioè vogliamo fare la stessa cosa, vogliamo costruire la stessa amministrazione, partiamo da una stessa analisi di debolezze espresse da questa amministrazione, vogliamo costruire un'amministrazione diversa. Quindi siamo, poi il candidato a sindaco, come io dico spesso, noi diciamo spesso, eccetera, eccetera, è come se si dovesse fare una torta, no? A noi ci fanno ridere quelli lì che partono e dicono, allora io sono il candidato a sindaco, ma ogni allusione è puramente casuale, perché se tu devi fare una torta, prima metti la prima sfoglia pan di Spagna, poi ci metti una bella spassata di crema, poi ci metti prima ci crea una struttura, una base bella, solida, e poi c'è la ciliegina che gli vai a mettere sulla torta. Almeno che senza alcuna allusione, se le trovi è puramente casuale, almeno che tu non abbia già la torta. No, noi possiamo avere una fettina della torta, siamo un piccolo movimento, sarebbe presuntuoso da parte nostra. No, è più presuntuoso invece di c'ha solo la ciliegina e dice facciamo tutta la torta, insomma mi sembra un po'.